Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati con noi finalmente per una nuova puntata di Comics World, la rubrica di Otaku TV Italia legata a questo fantastico mondo del fumetto e del comics. Siamo in compagnia di Umberto, ciao Umberto, a tutti. Gestore della fumetteria 901 Comics Resorti e in via di Nanni 49 / A a Torino, che è piena di novità. Beh, esatto. Prima di partire con la puntata di oggi sarebbe bello accennare qualche ultima news, diciamo. Innanzitutto, prossimamente vi sposterete da qua. Esatto, sempre qua in zona via di Nanni, probabilmente è una cosa molto simile, però ci sarà qualche novità che poi vi anticiperemo pian piano. Però per, diciamo così, darvi una piccola chicchetta delle tante novità che riguarderanno appunto la 901 Comics Resort, abbiamo scelto di farvi vedere una piccola carrellata di oggetti. Infatti, mentre magari partono le immagini, vi stiamo facendo vedere i vari action figure, i vari articoli, i gadget che sono arrivati. Sì, sono arrivate molte magliette, gadget un po' particolari, cose che magari non si trovano molto facilmente in giro. Stiamo puntando più su queste cose più ricercate. Molto apprezzabile dal lettore di fumetto e comics, ma anche dall'appassionato di questo fantastico mondo. Esatto, di oggettistica. I clienti per ora sono molto contenti. Vedremo come andrà, diciamo, proseguendo. Intanto vi abbiamo fatto vedere una breve carrellata di alcuni dei prodotti disponibili qua, che prossimamente ovviamente aumenteranno, e partiamo direttamente con la puntata di oggi parlando di Ugo Pratt. Esatto. Ok, ripercorreremo, diciamo così, le opere più importanti come Corto Maltese insieme al nostro Umberto, che ci farà apprezzare e capire un po' più la storia di questo personaggio veramente importante che ha fatto la storia, se così possiamo dire. Del fumetto italiano. Esatto, Ugo Pratt è addirittura uno dei più importanti fumettisti a livello mondiale. Basti pensare che c'è, cioè, ad esempio in un albo di Batman scritto da Frank Miller, dove c'è una citazione, c'è un'isola in questo fumetto che si chiama proprio Corto Maltese. Citazione che verrà poi ripresa addirittura da Tim Burton nel film Batman, quello con Michael Keaton. Allora possiamo già notare un bellissimo intreccio. Esatto, qua. Un intreccio assurdo che sembra impensabile. Non è la prima volta che succedono queste cose ed è molto bello notare come due mondi totalmente differenti, come può essere all'epoca, perché oramai non più, il mondo del fumetto e il mondo del cinema si uniscano per dare queste piccole chicchette, se diciamo. Allora, partiamo subito. Chi è Ugo Pratt? Ugo Pratt innanzitutto è un fumettista italiano, nasce in Romagna nel 27, quindi affronta tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale. La sua famiglia viene deportata nel campo di concentramento, suo padre morirà nel campo di concentramento, lui riuscirà a fuggire insieme alla madre. Ok, perciò diciamo che come inizio di vita non era il top. Esatto, diciamo un'infanzia abbastanza cruda. Ok, possiamo magari iniziare chiedendoti, diciamo, la domanda di rito. Da che cosa è iniziata la carriera artistica di Ugo Pratt? Allora, Ugo Pratt inizia a fare dei viaggi in Sud America, Argentina, Brasile, dove conosce degli editori che gli propongono delle storie a fumetti, delle piccole parti su alcune riviste. La cosa importante avviene nel 1967, quando parte in tromba con Corto Maltese. La prima storia, Una ballata del mare salato, verrà pubblicata nei 20 volumi, a piccole parti su ciascuna rivista, che era Sager Kirk, una rivista appunto che usciva in Argentina. Allora, stavamo parlando prima, hai appena annunciato Corto Maltese. Sì. Allora, magari innanzitutto, dici qualcosina, giusto, perché magari un po' di persone l'avranno sicuramente già sentito. Sicuramente. Allora, mentre magari mandiamo in onda delle immagini che riguardano appunto il fumetto di Corto Maltese, mm-hmm, dici qualcosa di più. Ma Corto Maltese, diciamo che è un personaggio molto particolare. Ugo Pratt lo chiama Corto Maltese in quanto lui è originario di Malta, però ha quell'aria da anglofona, diciamo. Perché? Perché Malta, diciamo, era abbastanza marinaresca, ha voluto unire quella parte di inglesismo per quanto riguarda la parte leggendaria del personaggio che arriva dall'Inghilterra, quindi è quell'area un pochettino europea. E Corto Maltese nel fumetto è figlio di un marinaio e di una prostituta, quindi diciamo
è famosa, diciamo, l'associazione, i marinai quando avevano l'ora d'aria o la giornata libera al primo porto si buttavano in qualche casa chiusa, in qualche bordello. Quindi, diciamo, non è nato, diciamo, sotto una buona stella, diciamo. Ed è partito tutto da lì, poi, il racconto? Esatto, sì. Corto Maltese, lui gira il mondo a bordo del suo catamarano, delle sue navi, incontra popolazioni indigene dei posti dove va, con storie d'amore, intrecci, guerre, cose del genere. Quindi in ogni storia c'è un po' di... c'è anche qualche rievocazione, diciamo, proprio dei cenni storici di fatti realmente accaduti. Se ti volessi chiedere una cosa, sì, magari per la gente che sta guardando il video, una piccola, diciamo, descrizione della trama in generale. Che cosa racconta Corto Maltese? Corto Maltese è un marinaio che cerca sempre nuovi orizzonti. Diciamo, il suo scopo è quello sempre di scoprire il mondo, di studiare le popolazioni. Potremmo dire un Cristoforo Colombo dei fumetti? Esatto, molto simile. Un esploratore, vaga per il mondo, cerca di conoscere i lati più nascosti delle varie popolazioni che popolano la terra. Specialmente, ovviamente, come è giusto che sia, un marinaio gira nei Caraibi, attratto da quella zona di mare, di parte esotica del mondo, quindi di Caraibi, fatto di palme, noci di cocco e cose del genere. Ok, allora, abbiamo detto Corto Maltese è stato uno dei suoi più grandi successi, sì, con il quale si è fatto poi apprezzare dalla critica e anche in giro nel mondo. Sì. Possiamo dire qualcosa su ancora il personaggio di Hugo Pratt e anche comunque tutti gli altri suoi capolavori? Sì. Abbiamo magari qualcuno anche, sì, alle, esatto, nostre spalle, infatti abbiamo scelto di partire proprio da questa inquadratura, sì, non, esatto, per niente. Allora, Umberto, di che cosa vogliamo parlare a loro? Oltre, sì, a Corto Maltese. Sì, oltre a Corto Maltese, Ugo Pratt ha fatto vari volumi, addirittura qua ne vediamo uno dedicato all'Etiopia, ha fatto dei volumi proprio monotematici su alcuni posti del mondo. Lui, bisogna dire la verità, non ha viaggiato così tanto come si potrebbe credere, come anche tutti gli altri, diciamo, allievi, se possiamo dire, di questa scuola della sua generazione, come Sergio Toppi, Dino Battaglia, tutti autori che hanno disegnato le popolazioni indoeuropee, indoasiatiche, via dicendo, senza mai aver mai viaggiato così tanto. Quindi tutto frutto di immaginazione, libri, studi, qualche viaggetto magari se lo sono fatti, però perciò mi vuoi molta dire, fantasia. Perciò mi vuoi dire che lui nella maggior parte dei disegni che ha fatto, raccontando e narrando dei posti che lui in realtà non ha mai visto. Esatto, la cosa molto affascinante, sembra di vedere dei film ambientati proprio in quella zona, cioè per farci capire la fedeltà di riproduzione dei posti, delle culture. In realtà non ha mai viaggiato così tanto. Perciò un grandissimo lavoro di immaginazione. Un grandissimo lavoro di immaginazione. Adesso ti faccio un'altra domanda per gli appassionati un po' più nel dettaglio. Come potremmo descrivere il disegno di Hugo Pratt? Come disegna? Qual è, diciamo così, ha una sottoforma di segno di riconoscimento dal suo stile? Allora, il suo scopo vitale, lo ha detto anche spesso in molte interviste, il suo scopo era quello di raccontare una storia con una linea. Quindi toni molto grezzi, molto tratteggiati, comunque il suo tratto distintivo sono questi disegni molto, molto così, quasi abbozzati, però di impatto assolutamente, diciamo, efficace. E potremmo tornare anche a parlare di questo genere di stile con l'altro, diciamo, capolavoro del quale avevamo parlato in precedenza, sempre l'altra volta, esatto, di quella, diciamo, biografia fatta di bozze, di disegni. Esatto, sì, l'altra volta avevamo parlato di Alec, sì, di Eddie Campbell, anche lì, diciamo, ci avviciniamo molto. Corto Maltese e anche tutte le altre opere di Pratt, come Cato Zulu, quando abbiamo una copia, oppure di Sedger Kirk, sono, diciamo, opere partite come bozzetto, rimaste tali, proprio per la bontà
delle bozze. Allora, innanzitutto, diciamo giusto una cosa molto importante. Per chi magari guardasse questo video e fosse interessato, allora, in via di Nanni 49 barra, come potete vedere alle nostre spalle, c'è un, diciamo, un reparto dedicato al fumetto italiano. Esatto. Nel preciso, appunto, abbiamo tanti capolavori di Ugo Pratt, diciamo che l'abbiamo in abbondanza, sì, ne abbiamo sincero. Anche qua un altro molto sì. bello, Corto Maltese, esatto, La Città Perduta. Queste sono poi le edizioni, quelle diciamo più eleganti, quindi rilegate a colori. Ugo Pratt ovviamente si avvaleva anche di persone che gli coloravano i fumetti, lui diciamo si limitava, se possiamo dire limitare, non tanto, soltanto a disegnare, quindi poi c'è questa parte arricchita poi dai colori e tutta la parte diciamo di ombreggiature e cose del genere. Le collaborazioni più importanti di Ugo Pratt, ci stavi appunto dicendo che lui si è appoggiato a vari artisti, esatto, per terminare oppure diciamo rifinire i suoi disegni, perché lui era più che altro, come dicevi tu, per il disegno nudo e crudo, cioè esatto, il tratto della persona in esatto, questo caso. E con chi è collaborato di importante? La collaborazione più importante, a mio parere, è stata quella con Alberto Ongaro, con cui ha fatto l'opera più importante, è stata L'Ombra, che è un'opera divisa in più capitoli che parla appunto di una persona molto simile a Diabolik dal punto di vista iconico, simbolico, però in realtà totalmente diverso. Quest'opera qui si trova anche in volumetti. Questo qui è un personaggio molto particolare. Questa qui è una collaborazione Pratt-Ongaro e anche questo, tra parentesi, lo trovate qui da noi in fumetteria. Allora, ricordiamo anche magari per chi volesse darti un colpo di telefono, innanzitutto, perché non tutti hanno la fortuna magari di essere qua di Torino, esatto, tanti ci vedono che sono anche fuori da Torino. Perciò, innanzitutto, abbiamo un sito internet sul quale possiamo magari andare a vedere qualche informazione? Abbiamo una pagina Facebook, okay, poi comunque cercando su Google trovate tutte le nostre informazioni, siamo sugli più importanti motori di ricerca, dove c'è tutto, email e numero di telefono e quant'altro. Ricordiamo comunque vada che siamo sempre del Pavesio Store, esatto, che è anche il creatore e oramai da anni e anni, abbiamo fatto da poco il 20° anniversario del Torino Comics, esatto, perciò possiamo dire che abbiamo la grande fortuna di avere qua Umberto, che fa parte di una delle fumetterie più importanti e più vecchie di Torino. Esatto, 16 anni di storia, diciamo portati abbastanza bene, tra alti e bassi, però ce la siamo cavati. Allora, adesso, dato che magari siamo in fase anche di chiusura di questo servizio, sì, volevo chiederti due cose. Per chi magari avesse visto questo video e decidesse di immergersi anche lui in qualche capolavoro di Ugo Pratt, allora, cosa consigli al pubblico con il quale partire? Che cosa dai di partenza, di lavoro? Allora, diciamo una cosa che non abbiamo citato prima, che purtroppo Ugo Pratt non ha mai visto realizzato, sono i cartoni animati di Corto Maltese. Quindi è stata fatta tutta una serie di cartoni animati, ovviamente non realizzata da lui direttamente, ma che riprende ogni volume, quindi c'è Una ballata del mare salato, Le favole di Venezia, Corte sconta del Tarcana e tutti gli altri volumi trasmutati in opera di animazione. Perciò mi vuoi dire che ogni capitolo ha un episodio animato? Sì, se non tutti, quasi, diciamo. Okay. Quindi se uno vuole partire anche senza troppo impegno può andarsi a vedere qualche episodio in DVD. Per giusto capire il genere, un genere avventura e esplorativo, esatto, perché da quello che ho capito sì, comunque sì, lui è uno scopritore, perciò sì, ovviamente va in giro a cercare. Sì, c'è molto di toni anche un po' di psichedelia, perché comunque Corto Maltese attraversa quel periodo tra fine anni 60, fine 80, quindi quella parte di anni 70 c'è molto di quella parte di droghe, sogno mischiato alla realtà. Quindi è una roba molto particolare. Abbiamo anche qua delle sfaccettature che si notano, esatto, comunque. Sì. Ok, perciò possiamo partire magari guardando, per chi magari l'avesse già visto, la versione animata di qualche capolavoro di Ugo Pratt e volesse venire qua, oppure scegliere magari di buttarsi sulla lettura, che cosa consigli? Ma ci sono sia le versioni economiche, che sono quelle in bianco e nero, quindi ovviamente di prezzo un pochettino più basso, detto proprio così, visti i tempi alla leggera, crisi. Esatto. Poi c'è anche più la parte da cultore, quella un pochettino più, i cartonati, diciamo, quello, l'edizione un po' più elegante, tutta colorata e con pagine patinate, quindi diciamo
ce n'è un po' per tutti i gusti, diciamo. Oh, perciò ragazzi, non potete far altro che far che cosa? Andare su Google, cercare la 901 Comics Resort in via di Nanni 49 barra Torino, oppure magari anche raggiungerlo tramite il numero di telefono. Esatto. Magari così parlate direttamente con il nostro Umberto e vi dirà tutte le informazioni del quale avrete bisogno, e non solo, perché il nostro Umberto è veramente, oltre che gestore e venditore, un grande appassionato di questo genere, perciò sicuramente potrà capire meglio le vostre esigenze e consigliarvi meglio. Speriamo, ma io sono sicuro, conoscendoti anche di persona, mi hai sempre consigliato il bene. Perciò, essendo in fase di chiusura, volevamo ricordare a tutti quanti voi che questa rubrica non parlerà solo dei successi italiani, assolutamente, ma per la prossima puntata il nostro Umberto ci parlerà di Giant Killing, quindi il famosissimo manga della edizione in Italia della Planet Manga, diciamo un po' tra calcio, avventura e cose varie, un po' particolare anche questo. Perciò un altro genere particolare che merita veramente un'occhiata, anche solo così per conoscere qualche titolo diverso. Esatto. Perciò Umberto, io ti ringrazio anche oggi del tempo che ci hai dedicato, ringraziamo la fumetteria 901 Comics Resort qua in via di Nanni 49 barra Torino, e ringrazio tutti quanti voi che ci continuate a seguire. Beh, anche per oggi è tutto, un saluto da me Alberto per la rubrica Comics World, e ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Tutti.